Che stiamo registrando, così appena così mi dice praticamente il programma. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggio, per quanto riguarda il canale Blue Green Screen. Oggi voglio parlare di un argomento che è veramente molto molto interessante. Rappresenterebbe la pubblicità sui vari siti internet che a volte noi prendiamo, cioè praticamente un giorno il nostro computer si sveglia pieno e strapieno di pubblicità che fuoriescono a pannello praticamente e che fuoriescono in qualsiasi sito che noi andiamo a vedere. Allora, per esempio, io metto il sito eBay, il mio sito eBay. Allora, praticamente fino all'altro ieri, in qualsiasi pagina che io mettevo, per esempio le mie vendite, in questo caso qua, uscivano qui, seguite il cursore, la freccia, uscivano qua pubblicità da tutte le parti, cioè i pannelli. E i pannelli e poi uscivano proprio le pubblicità da tutte le parti, una cosa veramente fastidiosa, molto 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 fastidiosa, perché comunque in qualsiasi sito che voi andrete praticamente si verificano queste pubblicità. Ma perché? Perché ci sono queste pubblicità? Adesso ci guardiamo un attimo in faccia. Boh, prendiamo a posizione immagine. Scan. Ah no, scusate, mi sto facendo un test. Volevo vedervi solo in faccia. Allora, tra poco dovrebbe uscire la mia splendida immagine, questa immagine di questo ragazzo praticamente straordinario, magnifico, guardate che bellezza, guardate, guardate proprio, adesso dovrebbe uscire un secondino solo, un secondino solo, e non esce. Perché non esce? Perché non fai vedere ah, ecco qua, perché tanto. Voilà. Allora andiamo su siti che sono purtroppo poco raccomandati. Non ci è venuto lo sfizio di andare a vedere delle cose. Siti che vendono delle cose, vi fanno scattare perché andate a esaurimento nervoso. Questi plugin praticamente computer e vi postano. Allora, è dovuto semplicemente, se avete le pubblicità, il virus e che si è acquisito praticamente questo plugin. Ora io vi parlo perché normalmente questo plugin che dà e no, che è qualcosa che fa veramente perdere la testa, è questo qua. Io adesso vi faccio andare, l'ho praticato ADS, blocco pubblicità, nonostante andando in estensioni Safari, ho capito dov'era il problema. Eccolo qua. Vedere questa foto sempre te, diciamo il nostro Mac, perché il Mac poi diciamo è qualcosa di straordinario, è bellissimo. Allora, questa foto io l'ho catturata proprio per fare poi per fare meno. Allora, normalmente questo Mac, cerco di zoomarlo, no, vedete questo Mac Vicin, d'accordo? Guardate su un'estensione Safari, questo Mac vi è proprio voluto con le pubblicità e che vi fa bloccare praticamente il computer, vi porta proprio Mac VX, andate su Safari, però è giusto far vedere la fotografia, vedete puramente che purtroppo è installato anche senza saperlo,
Quindi MacPix premete sopra e fate disinstall. È vostro, senza che prendete lock-in, bloccate. Quindi andate su Safari, adesso facciamo tutta l'operazione, si potrebbe fare. Ok. Allora andate su Safari, poi fate, premete quindi Safari qui, estensioni Safari, oppure fate direttamente questo altro passaggio, fate preferenze. Fate direttamente questo passaggio qua. Allora, vedete, preferenze. Io prima, l'altro ieri, avevo questo plugin che purtroppo avevo installato e ho disinstallato. Quindi è molto semplice. Vedete, io ho acquistato questo AdBlock Plus, ho scaricato per togliere la pubblicità, ma non serviva a niente. Avevo questo plugin di merda, MacVix. L'ho disinstallato, adesso procede tutto come deve procedere. Quindi senza perdere praticamente testa, non c'è bisogno. Allora, questo è stato il di questo video, parlare appunto del problema delle pubblicità. Purtroppo ogni tanto noi siamo tentati nel vedere magari qualcosa che non è bello. Ogni tanto siamo tentati, capita questo plugin virus, perché è un plugin virus. Per togliere questo ho scaricato AdBlock Plus, un altro programma, questo che è Avast per Apple. Sono, vabbè, tutte e tre buone, non sono necessari, basta semplicemente togliere questo plugin MacBX, che è quello praticamente rompe i coglioni. Ciao ciao a tutti ragazzi, alla prossima con altri aggiornamenti, altre cose. Saluto a tutti. Dimentico, buono. Ciao ciao.